In camera altri tre punti importanti, il comprensorio Corace, pur senza giocare la propria partita nell'anticipo di sabato, perché il San Nicola Carfizzi non si è presentato alla disputa di questo incontro. Quindi tre punti che saranno assegnati dal giudice sportivo alla squadra di casa, che consente quindi di mantenere i 5 punti di distacco sulla seconda in classifica, che adesso è diventato l'Amatori e Le Castella, perché Pianopoli e Sersalese sono state fermate e anche il Casabona per lo Sport sono state fermate sul pareggio. La Sersalese nell'anticipo di sabato ad Amaroni e il Pianopoli in casa proprio appunto contro il Casabona per lo Sport, lo scontro diretto. Queste le tre partite del sabato. Nelle gare di oggi da segnalare la vittoria dell'Academy Strongoli 3-1 sul Palermiti, un Palermiti che non riesce a racimolare punti, ma bisogna dirlo in questo caso è anche abbastanza sfortunato, perché era andato addirittura in vantaggio con Aiello al 7° del primo tempo, era stato raggiunto da Gravina, ma poi nei minuti di recupero al 92esimo e al 97esimo ha preso 2 gol che gli hanno tolto quel punticino che poteva guadagnare e che sarebbe stato importante. Il gol dello Strongoli di Capalpo e di Spino al 92esimo e al 97esimo, dicevamo, quel punticino che poteva essere importante in vista anche della potenziale penalizzazione di un punto in classifica alla San Nicola Carfizzi, e qui a questo punto la lotta del Palermiti si fa per evitare l'ultimo posto in classifica e poi per evitare alla fine anche i 10 punti di distacco dalla quintultima. È una impresa molto improba questa della squadra dell'allenatore Cossari, che non riesce a venire a capo di queste trasferte. Adesso bisognerà vedere se nelle prossime partite, qualcuna in casa e qualcuna anche qualche nello scontro diretto, potrebbe ottenere qualche punticino. Ultima partita di cui parlare, la vittoria dell'Amatori Le Castella 4-2 sul Petronà, un Petronà che era andato anche in vantaggio con Scalise su calcio di rigore, ma poi è stato scavalcato, raggiunto e scavalcato addirittura sul 4-1 dalla tripletta di Astorino e dal gol di Colosimo, e poi alla fine Scalise ha portato il gol di A2 per il Petronà, e quindi prosegue questa poche giornate dalla fine, perché ormai ricordiamolo, questo è un campionato che si gioca soltanto su 18 partite, siamo alla 12ª, quindi 2/3 già sono state disputate, mancano soltanto 6 partite alla fine di questo campionato molto ma molto corto.